Fare Legami nasce sui territori di Crema, Cremona e Casal Maggiore, con l'ambizione di rivoluzionare il welfare. Abbiamo raccolto la sfida di intervenire per aiutare persone e famiglie prima che le difficoltà diventino problemi. E abbiamo deciso di farlo, mettendo al centro proprio loro, le persone, con le loro relazioni, le loro risorse, ma anche con la loro responsabilità. La comunità già oggi può prendersi cura di sé. Solitudine, difficoltà economiche, emergenza sfratti, problemi a cui cerchiamo di dare una soluzione attraverso i laboratori di comunità. Luoghi in cui la comunità si incontra e costruisce se stessa. Luoghi in cui le persone condividono le loro risorse, perché insieme la fatica è sicuramente meno pesante. Conciliare vita e lavoro non è facile ed è un grosso problema per molte famiglie. Attraverso la creazione dei Civic Center abbiamo aperto scuole, oratori e CAG e tante attività. Dallo sport all'arte, dal teatro alla danza. Non sarà più necessario correre per recuperare e trasportare i bambini da un luogo all'altro. La vita delle mamme sarà più semplice e quella dei bambini meno caotica. Spesso però le difficoltà delle persone hanno bisogno di un aiuto speciale. Sono nati così i patti gender attivi, veri e propri contratti in cui si offre un aiuto altamente personalizzato in cambio di un impegno verso il resto della comunità. Migliorare la propria situazione, quindi, senza dimenticare però la propria responsabilità. Sara è una ragazza araba nata in Italia. È giovane, fresca e intraprendente, ma dopo essersi sposata e aver avuto figli, incontra delle difficoltà ad integrarsi nella comunità. Poi trova il coraggio di confidarsi a una concittadina che la introduce al progetto Fare Legami e la sostiene nella decisione di stringere un patto. Si sta organizzando un corso di arabo per un gruppo di professionisti italiani e lei assume il ruolo di insegnante. Così Sara ha modo di conoscere coetanei italiani e stringere nuove amicizie. Tramite il patto generativo è riuscita a integrarsi nella comunità e a far conoscere la cultura del suo paese d'origine. Giovanni è un ragazzo che ha sempre dato tutto per la sua comunità e che ha sempre lavorato a un chilometro da casa sua. Purtroppo, in tempo di crisi, l'azienda in cui era da 10 anni chiude. Giovanni rimane senza lavoro e non ha neanche la patente. In un incontro fortuito con Fare Legami, decidono di stringere un patto. Ti aiutiamo a ottenere la patente e tu, essendo un veterano del volontariato, aiuti noi nella nostra collaborazione con la Protezione Civile. Grazie al patto generativo, Giovanni è stato in grado di continuare a fare del bene nella sua comunità e a trovare un lavoro. Valerio si è da poco trasferito in un piccolo comune del territorio. Porta con sé una grande passione per la cucina. È riuscito a integrarsi nella nuova comunità, ma come molti dei suoi coetanei, ha problemi a trovare un lavoro stabile. Solo piccoli lavoretti occasionali che finiscono sempre troppo presto. La sua passione per la cucina viene dalla nonna. Ama cucinare spesso per gli amici, anche solo un veloce piatto di spaghetti. Un giorno ha incontrato Fare Legami, che cercava qualcuno che potesse insegnare a dei ragazzi disabili le basi della cucina e si è offerto come volontario, senza pensarci troppo. All'inizio non è stato facile entrare in relazione con loro. Piano piano, però, Valerio ha fatto emergere tutta la sua pazienza e la sua delicatezza e, soprattutto, ha contagiato tutti con la sua enorme passione. Roberto, Giulia, Caterina e gli altri hanno deciso di affidarsi a lui e di lasciarsi guidare, imparando presto a cucinare piatti semplici ma genuini. Le doti di Valerio non sono passate inosservate. Gli educatori hanno notato subito le sue capacità, ma soprattutto la sua voglia di lavorare con le persone. Così lo hanno segnalato a un ristoratore della città, che dopo un breve periodo di prova lo ha assunto nella sua brigata. Ecco, tutto questo è Fare Legami, un sistema che coinvolge le persone e la comunità nella costruzione di un benessere davvero possibile per tutti.
Unisciti anche tu alla nostra comunità che gira.